Amore? Quanto ti dispiace non andare via questo fine settimana? Dov'è con quella pistola d'acqua lì? Mano in alto. Mi minaccio con una pistola d'acqua. Ecco. Ma poi non è detto. Andiamo a mettere la roba che manca sul camper. Non è detto che non andiamo via. Ah, ecco, non è detto che non andiamo via. Perché tu stai mettendo della roba sul camper. Il che potrebbe presagire. Esatto. È che però. Si è comprata una pistola d'acqua. Ma vi rendete conto? A 45 anni. A 45 anni si è comprata una. Fortuna che ci sono io che ho la testa sul collo in famiglia. Tu ce l'hai solo per dividere le orecchie. Ecco, non sapevo, io me ne vado a fare un giretto sul campo. Vabbè mondo. Ok, non si va via, c'è brutto tempo. Poi abbiamo un programmino per stasera. Però sul camper ci veniamo sempre, anche perché avendo sotto casa. Però bisogna sempre venire a controllare che va tutto bene, specialmente dopo il forte vento che c'è stato stanotte, l'acquazzone, tutto quanto. Mi piace dare sempre una bella controllata per vedere che non ci siano eventuali infiltrazioni o quant'altro. Tocco tutte le pareti, le osservo bene perché ormai è diventata una routine. Dopo aver subito un'infiltrazione in questo punto esatto, che dentro questo mobiletto qua, che già ce l'hanno ricostruito tutto, per fortuna eravamo ancora in garanzia, e qui devo ringraziare anche l'ottimo lavoro fatto dalle officine Barassi, che è quello che poi ce l'ha venduto, grande Luca, cioè i due Luca. Due Luca, uno è Luca Barassi, l'altro che è il, praticamente il responsabile del piazzale, dell'officina, non so, si chiama sempre Luca anche lui, quindi vabbè, comunque li ringrazio perché il lavoro fatto è stato veramente fantastico. Ok, controllo anche la mansarda, che non si sa mai. Va bene, controllare sempre tutto, va bene, va controllato, devo vedere il bagno, il bagno. Poi dovrò fare una lunga riparazione al bagno perché c'ho tutto il piatto doccia da rifare. E vabbè, abbiamo alcune idee su come mettere a posto il piatto doccia. Amore, tieni il kit di... Un grande kit di mascherine e salviettine disinfettanti. E salviettine disinfettanti che teniamo sempre sul camper, perché andando via bisogna sempre averle dietro. Ok. Controllando un po' se ci sono state infiltrazioni. Ma... Ok, va tutto a posto. Tutto a posto. Ok. Ok. Va bene, adesso andiamo a sistemare i cani che bisogna fare un giro anche a loro. Ciao a tutti! Vabbè, è vero. Abbiamo deciso di non andare via col camper per via di alcuni piccoli impegni. E lo scarso tempo per potersi organizzare in questo momento per andare da qualche parte, però la decisione di mangiare sul camper, perché da veri camperisti ogni occasione è buona, quindi adesso apparecchio. Oggi si beve gasosa. Gasosa. Siamo sul leggero oggi, pranzo leggero. E lui piange. Scusa, devo interrompere. Questi qui, che adesso non mi ricordo come si chiamano, ma appena arriva la Laila ve lo faccio sapere, sono fatti con la carne cruda di cavallo. Qualcuno adesso mi criticherà perché lo mangiamo, ma me ne frega niente. Ognuno ha i suoi gusti, ognuno ha le sue credenze, ognuno ha le sue abitudini, ognuno ha le sue convinzioni. Quindi noi li mangiamo. Secondo me andrebbero abbinati con un vinello piuttosto che una bevanda gassata. Però, vabbè, oggi ci va di bere così, va bene così. Adesso vediamo
qualcosa, abbiamo anche in casa, ci vado a vedere. Però, poi c'è anche un altro tipo di sempre pietanza a base di cavallo, anche quella non mi ricordo come si chiama, ammazza quante informazioni che vi sto dando in questo momento. Vabbè, comunque poi vi faccio sapere anche come si chiamano e se sono buoni. Io questi non li ho mai assaggiati, l'altro sì, e quindi vi informerò anche di questo. Va bene, ecco, il petto l'abbiamo sistemato nel suo lettino, eccola, e via. Questo è il panorama che vediamo oggi, praticamente lo vediamo tutti i giorni noi. Vabbè, a dopo. Ok, visto che io non sapevo il nome di quello che andiamo a mangiare oggi, che comunque è tutto base di cavallo, e vabbè, se qualcuno si arrabbierà perché mangia il cavallo, amen. A noi piace. A noi piace. Questi che cosa sono? Quelle sono tartarine con cipolla brasata e tartarine con acciughe e capperi, quindi una qualità e un'altra qualità. Ok, e invece questi? Questi sono, uno è un tacos con i peperoni e l'altro un tacos con carciofi e spezie. Tanta roba. Diversa dal solito. Yeah. Anziché sempre la solita piccola di cavallo. Esatto, una varietà. E tra un mesetto ci sarà una sorpresa culinaria per i veri amanti. Anzi, è vero, 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 vero. Vabbè, adesso noi fra un po' adesso stiamo aspettando una persona e poi ci mettiamo a mangiare. Ma il signorino qua si è dimenticato di dire che oggi io ho voluto fargli la sorpresa, ma non finisce qui. È perché è il suo compleanno. C'era bisogno di dirlo a tutti? Questo vecchietto qua. Basta, basta, basta. Questo vecchietto qua. Non è vero. Diventa vecchio. Auguri. Vai a cagare. Vabbè, è il mio compleanno. Che schifo. Che. Ok, vi avevo detto che avrei fatto sapere. Sono buoni, perché scarsità di luce, ma se fa così non cambia la mazza, quindi non è uguale, deve stare così. Allora, il primo assaggiamo quello con le cipolle caramellate. Le cipolle caramellate. Faccio fare la batteria a carne. Datelo a comprare, ne vale la pena. L'altro? Acciughe e cappere e olive. Acciughe, cappere e olive. La bontà, la bontà. Buon appetito a tutti. Ciao ciao. Qua. Wow. Stiamo assaggiando quello con. Io con i peperoni. Credo anch'io. No, tu quello con lo specchio. Quello con lo specchio. Sì, ecco, ci sono. Buono. Decisamente buono.